conferenza stampa come di Montepadone per presentare gli eventi, e dal cartellone che copre prende il sindaco possiamo capire l'importanza e quanti ce ne saranno, sindaco Loggi. Montepadone riparte con un calendario importante e dopo due anni, diciamo che alla fine tutto veniva fatto in maniera un pochettino ristretta, e calendari dove parliamo di cultura, parliamo di ambiente, parliamo di territorio e parliamo anche di enogastronomia, quindi un calendario ricco, eventi importanti tipo Ruota Libera, riproponiamo Piceno d'Atore per il sesto anno, ma ci sono anche eventi musicali, infatti come dicevo l'ultimo concerto fatto a Montepadone risale nel 2019 e quest'anno ripartiamo con due eventi di due artisti di fama nazionale, un po', diciamo, ci spostiamo un po' sull'ambiente un pochettino più giovane, quindi diamo anche le risposte, diciamo, ai più giovani, ma nello stesso tempo diamo anche risposta a, comunque al turista che viene a visitare il nostro borgo, e ci teniamo a dirlo perché a Montepadone il borgo, il centro storico, offrirà comunque degli eventi importanti. Vogliamo dare delle risposte, il nostro borgo ha tutte le caratteristiche per diciamo affrontare quest'estate, che è un'estate per noi importante, un'estate di ripartenza, quindi speriamo che tutto questo, diciamo, porti comunque dei risultati. Sono sacrifici perché comunque programmare una stagione estiva, economicamente anche parlando, ci sono degli impegni, anche perché diciamo che comunque il turismo è anche economia, quindi dobbiamo prendere appunto, dobbiamo partire da lì, dobbiamo partire che il turismo, oltre a far conoscere le nostre bellezze, oltre a far conoscere il nostro territorio, il territorio piceno, che è un territorio che in 40 km abbiamo mare e monti, ma deve anche rendere, cioè dare qualcosa appunto con l'occupazione, e quindi per noi è fondamentale. Tra le varie novità di questa conferenza stampa che è anche presentare il nuovo sito, abbiamo i realizzatori, Rio Corinti, che ci illustrerà adesso a grandi linee. Innanzitutto, quando un comune sceglie anche questo vuol dire un po' pensare al futuro. Futuro, sì, nell'ottica di ripartenza che il comune di Montepadone si è dato nella fase turistica, chiaramente lo sviluppo di questo sito, ma in generale di tutta una strategia legata alla destinazione turistica Montepadone, ci ha coinvolti e ci ha permesso di studiare insieme all'assessorato, insomma al comune, una serie di strategie che vogliono in qualche maniera mettere al centro una serie di iniziative sul territorio che abbiamo denominato Borgo a Colori, quindi fondamentalmente una serie di sfaccettature di questo borgo che permettono al turista poi di vivere anche un po' in relax, a due passi dal mare, in famiglia, quindi una serie di caratteristiche che hanno cercato di contraddistinguere la nostra proposta. Tutto quello che abbiamo sviluppato poi adesso a breve, diciamo nei prossimi giorni, lo troverete in montepadoneturismo.it. Quando si realizza qualcosa per una struttura comunale ci si pone anche degli obiettivi, penso che sia anche un po' un fatto ambizioso del comune. Certo, sì, qui gli obiettivi sicuramente in questo primo anno saranno quello di mettere a terra un po' il prodotto turistico, quindi far testare anche all'amministrazione la possibilità di ricevere dei feedback da parte del pubblico, e già guardiamo all'anno successivo, laddove chiaramente la parte promozionale diventa fondamentale per poter attirare più persone possibili a visitare il borgo, magari all'interno, come anche sentivo dire prima, di una più ampia offerta turistica del territorio e della provincia, insomma. Buon lavoro. Grazie mille.